eccetera, però a me sembra, adesso non dico che è caso tuo, però in tanti dibattiti di questo tipo che ci troviamo di fronte a un modo di ragionare e di porre la questione che è, ai noi, drammaticamente arretrato rispetto a quelle che sono le dimensioni reali, sociali oggi, della composizione, delle soggettività, e forse dovremmo prendere più tragicamente, come dire, in faccia la drammaticità di questa scomposizione, cioè il fatto che spesso ci si fanno discorsi tra conventicole di compagni, di una tendenza piuttosto che un'altra, e si perde tanto tempo illudendoci che trovando la giusta linea del partito, no? Perché poi quello rimane sempre un po' l'orizzonte, le cose poi verranno da sé. Mentre invece, qua nell'Occidente almeno, abbiamo a che fare con una distesa, diciamo, di atomi sociali che sono ampiamente proletarizzati e non lo sanno, che magari però poi esprimono o arrivano a essere in certi frangenti, in certi momenti, disposti a forme di scontro, di incompatibilità. Adesso poi si faceva questo esempio del 9 dicembre, che forse ritorna tante volte in queste settimane qua, ritorna tante volte anche perché è stato qualcosa di reale. Chi l'ha visto in questa città ha visto qualcosa di reale. E tutti quelli, lo dico non senza presunzione, tutti quelli che hanno un'intelligenza e che hanno un minimo di lucidità hanno visto tutti la stessa cosa, o comunque hanno visto che c'erano pezzi di povertà, di proletariato, invisibili ai nostri orizzonti della politica organizzata, auto-organizzata, che dir si voglia, che scendevano con delle forze, con dei comportamenti che esprimevano una certa incompatibilità, anche se poi il livello esplicito magari era denso di stratificazioni, superficazioni poco simpatiche e poco belle. Allora, dire questo, no? Cioè, il discorso del partito, va bene, parliamo delle forme organizzative, perché qua, cioè, adesso io non mi voglio riabilitare, mi interessa poco l'operaismo piuttosto che, però mi sembra che le lotte degli anni 60 e 70 hanno distrutto la forma partito che c'era prima, perché quella forma non era adeguata a quel tipo di società, a quei tipi di comportamenti, a quel tipo di bisogni e di altezza di bisogni che venivano espresse da una certa condensazione di politicità. E quindi credo che torniamo lì dopo però 20 anni di, questo sì, bisogna dirlo, di distruzione, di sconfitta storica, che è quello che noi medici non è mai stato in grado di ammettere, perché per incantesimo del metodo deve continuamente ripetere che tutto è stato vinto, insomma. Però credo che siamo ancora lì, ricollocati lì, e quindi il nostro problema è come costruire degli strumenti, delle macchinette, delle forme aggregative, organizzative che permettono in momenti dati in cui la possibilità c'è di accelerare dei processi, di renderli possibili e di costruire forza, potenza, efficienza per noi. E lì il problema si precipitano tante cose, perché giustamente Carlo fa, ed è giusto dal punto di vista teorico, analitico, di sguardo lungo, noi dobbiamo guardare il tempo lungo, le fasi storiche lunghe, vero? Ma viviamo anche in un'epoca che in 50 anni sono cambiate più cose che in diversi secoli precedenti, con questa velocità ci dobbiamo misurare, e questa accelerazione c'è spesso, io direi il 90% dei casi, nemica, perché è sottrazione di possibilità per noi, è sottrazione di possibilità di avere noi tempi per costruire le forme, i passaggi di cui abbiamo bisogno. Però questo è un altro di quei nodi che secondo me su cui bisogna riflettere: il tempo, la capacità dei movimenti, delle lotte di costruire una loro temporalità che è sganciata anche da un meccanismo, diciamo, di risposta continua all'azione della controparte. Quindi anche il discorso della flessibilità si colloca lì, anche, no? La capacità di saper leggere temporalità molto lunghe, ma anche la capacità di saper muoversi velocemente e agire lì dove l'occasione si condensa, le poche volte che si condensa, per qua parliamo di grandi deserti in questi anni di possibilità. Ma forse siamo anche all'alba di qualcosa di nuovo,
se è vero che alcuni processi di lungo corso stanno avvenendo, voglio dire, in tutte evidenze si stanno mostrando, quello che tu chiami per esempio la completa separazione tra democrazia e capitalismo. Un'ultima cosa che volevo dire, non per riabilitare le tesi post-operaismo, farmi difensore, che mi interessa poco, però anche lì a volte si rischia, pur condividendo il fondo del tuo libro, diciamo, un certo obiettivo polemico, la necessità didattica e pedagogica di porre le cose in questi termini, quindi la necessità di riguardare lo scontro a quei livelli, come diceva Germano all'inizio, insomma, di grossa dicotomia, sono d'accordo quando tu dici, per esempio, fai tutta la lettura appunto dell'illusione, diciamo, dell'ideologia progressiva rispetto alla tecnica, alla rete, tutte queste cose qua. Però anche lì è vero, questa cosa forse c'è anche qualcosa da dirci rispetto a un'ipotesi di teoria del partito oggi, che una certa diffusione nel corpo sociale dell'intelligenza collettiva c'è. E quando in questa situazione così disperata e così in assenza di prospettive che abbiamo davanti, quei pochi momenti che attraversiamo, che viviamo, in cui vediamo le lotte che si aggregano e che ci sono, chissà come mai si ha l'impressione che la potenzialità c'è, che è a portata di mano, no? E allora poi lì, allora sì, entra tutta la questione dell'organizzazione, del lavoro politico, di come però tante volte, voglio dire, qua parliamo della vicenda Notar, poi ci sono anche esempi più piccoli, ma questa cosa la si tocca con mano. E quindi credo che, insomma, un certo tipo di passaggi qua vanno assunti. Spero di non aver confuso troppo. Ovviamente se ci sono altri interventi. Di mobilitazione e di organizzazione dello scontro con la polizia e di occupazione
dei centri cittadini. Viceversa, i riot inglesi successivi sono più spontanei, tra virgolette, ma sono anche più trasversali, perché insieme ai caraibici e ad altri migranti del Commonwealth ci sono una marea di working poor bianchi, e in un certo senso somigliano di più a certi riots americani rispetto a quello francese. In Italia c'è molta più trasversalità e c'è presenza di strati sociali che invece non erano all'opera all'interno di questi altri eventi, per tacere di quello greco che era direttamente organizzato politicamente, si reagisce a un assassino e un giovane studente da parte della polizia, sono anarchici, comunisti e sindacati del movimento studentesco che organizzano la mobilitazione di massa. È tutto un altro discorso. Qua la nota distintiva, secondo me, che marca la distanza rispetto, per esempio, ai riot anglo-francesi, è che non si sono visti saccheggi. Guarda un po', il saccheggio all'interno della dimensione del riot è un elemento decisivo, qualificante, cioè è il momento dell'attacco diretto all'impoverimento, è il momento della violenta riappropriazione di beni che si tratta merci, si vogliono trasportare, non li chiamo beni comuni perché mi fa incazzare un po' il titolo così, cioè la categoria come viene spesso usata in modo improprio, tra virgolette, però c'è una dimensione di riappropriazione forte che qui non si è notata, perché in realtà avete voglia per spingere in bottegaia a saccheggiare, cioè, paura che vengano saccheggiati loro, cazzo. Cioè, c'è un'ambiguità, se non fanno la categoria, che come sapete io non amo, che è molto radicale dentro una parte, non tutti, ma una parte consistente di queste cose. Da quello che dite, tra l'altro, è abbastanza coincidente con tutto quello che mi ha raccontato in una conversazione telefonica che abbiamo avuto con Marco Ferrero, che anche lui ha girato per queste cose, ha fatto quasi una fotografia quasi identica a quella che viene fatta nel documento, con valutazioni politiche diverse, ma con un'analisi sociologica molto simile della composizione degli eventi. La cosa veramente interessante sono gli studenti dentro questa cosa qui, per quanto mi riguarda. Perché questo riporta appunto un discorso che c'era nell'ultimo intervento, cioè che l'università, ma non solo l'università, la scuola in generale rappresenta dentro questo spazio, questa continuazione, una delle ultime grandi fabbriche che ci sono nei paesi occidentali, intendendo come fabbrica, ovviamente fabbrica di forza lavoro e formazione, ma fabbrica. Ma momento di disciplinamento, momento di produzione, momento di costruzione di egemonia e momento di contestazione della produzione, dell'egemonia, no? E organizzazione della resistenza, anche se, ahimè, negli ultimi anni c'è stato un certo reflusso da questo punto di vista. E non è un caso, come si diceva nell'ultimo intervento, che proprio l'università sia oggi al centro di un feroce processo di smantellamento fisico. Cioè, io ho iniziato, adesso sono in pensione da un anno, ho iniziato a insegnare all'Università di Lecce nel 2001, c'erano 30.000 studenti, oggi ce ne sono 20.000. Cioè, sono calati del 33% in 10 anni, cioè la percentuale nazionale è un po' meno drastica, ma è credo superiore al 20%, e non è inferiore in altri paesi, compresi paesi come l'Inghilterra e gli Stati Uniti, perché non hanno più bisogno dell'università di massa, appunto. Cioè, la forza lavoro qualificata che deve essere formata, quando noi ci fu una grande polemica nel 68 e negli anni successivi fra noi e il PC, col PC che diceva effervescenza piccolo borghese, e noi dicevamo no, proletarizzazione dei ceti medi che devono essere formati come forza lavoro tecnico impiegatizia a basso costo, quindi massificata perché sia a basso costo, costruzione di riserva di forza lavoro qualificata. Questo discorso è finito, non c'è più bisogno. Qui c'è un discorso che non abbiamo fatto sulla tecnica,
che è un discorso centrale oggi, perché l'impoverimento, il calo dell'occupazione, il fatto che avremo una ripresa senza ripresa dell'occupazione, ce lo dice non l'Economist, te lo anticipa, te lo dice fuori dai denti, perché le nuove tecnologie, contrariamente a tutto quello che si è detto per anni, ogni rivoluzione industriale distrugge forza lavoro nella fase iniziale, poi crea nuova occupazione a livelli superiori successivamente, non vale più. L'intelligenza artificiale, il software, distrugge forza lavoro altamente qualificata. Oggi il lavoro che veniva fatto da 20-30 tecnici impiegati basta uno con i nuovi programmi, basta uno. Quindi quelli dove disponono, in Cina, in India, fanno 1 milione di informatici all'anno per cada uno, un paese, in Brasile non scherza neanche quello, non ne hanno più bisogno di questa cazzo di forza di knowledge workers o con gli italiani. Lo stanno facendo fuori, l'università viene progressivamente riqualificata come riserva di costruzione di quadri della dimensione politica, economica e militare, di una nuova modalità di controllo sociale che deve essere costruita in questi paesi, a livelli superiori. I livelli inferiori è una specie di liceo che deve sfornare, come dire, gente che poi va a fare lavori di merda, come quelli che fanno puntualmente la stragrande maggioranza degli studenti che vengono sfornati dalle nostre università. E quindi il fatto che dentro queste dimensioni ampie di ribellioni, e non semplicemente come specifiche lotte studentesche universitarie, comincino a comparire giovani studenti, è un dato interessante, un dato su cui lavorare politicamente, anche perché in realtà si è lavorato pochissimo da questo punto di vista negli ultimi anni, no? ci sono i collettivi autonomi universitari, eccetera, però insomma la resistenza alla riforma è stata popolissima, da un certo punto, per tacere di quella dei ricercatori, è stata inesistente. Però è un punto su cui tornare. Un'altra questione, torno ancora sulla questione della territorializzazione e della divisione della lotta metropolitana. Qui è importante rileggersi all'analisi a David Harvey, cioè le lotte per il diritto alla città, no? Il fatto che moltissime lotte storiche hanno visto l'aggregazione, la riaggregazione, la formazione di massa proletaria in lotte del proletariato urbano. Tra l'altro la città è un luogo importante di concentrazione fisica di persone e di possibilità di riconoscimento reciproco, di ricostruzione di comunità. La cosa più importante dei movimenti, che io critico forse anche troppo ferocemente, come dice Ruggero in alcune parti del libro, tipo occupare lo street, di Milano, eccetera, l'unica cosa veramente importante sono le accampate, facendo le piazze. Il fatto che la gente si piazza lì, occupa fisicamente un territorio, costruisce rete, comunità, stando lì, e non magari invece via Facebook, e qui sulla questione dell'accelerazione. Allora, io credo che, ovviamente, come diceva Gianluca, no? Nel suo intervento bisogna avere riflessi molto pronti, eccetera, eccetera, perché siamo di fronte a un'accelerazione pazzesca. Però io sono anche convinto che si debba giocare il rallentamento contro l'accelerazione. No? Stiamo calmi, stiamo fermi, deceleriamo, come dire, ricostruiamo un tessuto di relazioni, ricostruiamo progetti non solo comunitari e collettivi ma anche di vita, no? Rallentando e lateralizzandoci rispetto a tutta una serie di processi di istruzione accelerante, no? Quelli che negli anni 80 un sociologo francese, Paul Villiot, chiamò l'antropologia, cioè la scienza distruttiva dell'accelerazione del capitalismo. E qui ci sono
delle esperienze, dei momenti estremamente interessanti da questo punto di vista, e anche questi poi, per esempio nel sud, ne ho scoperti una quantità impressionante, anche questi totalmente invisibili. Quando cominci, io per esempio ultimamente ho frequentato molto i disastrati compagni dei circoli di rifondazione locali, e poi la gente dice, ma perché stanno un po' insieme, poi vai a vedere che cazzo fanno. Fanno le cooperative agricole, cazzo, fanno i gruppi di acquisto, fanno tentativi di costruzione di agricoltura organica o addirittura tentativi di costruzione di economia non monetizzata. Attenzione, abbiamo parlato poco del fenomeno, ho parlato di America Latina, cioè il fenomeno è stato gigantesco in America Latina, che è quello dei cacerolazos argentini, no? la prima fase del movimento argentino dopo la grande crisi, ed è l'organizzazione di un'economia non monetaria di un'intera nazione. Attenzione, lì avevano occupato le fabbriche e le fabbriche si scambiavano i prodotti fra di loro, cioè hanno creato un circuito produttivo e non commerciale, un circuito distributivo totalmente alternativo ed autogestito dalla classe, da certi strati di classe operaria. Così come le donne nei quartieri avevano preso in mano la gestione di sorta di forme di baratto, perché quelli gli avevano chiuso i conti correnti, signori. Cioè, a un certo punto hanno chiuso i conti correnti, non si poteva più ritirare un peso al bancomat. Cioè, o ti tiravi un colpo in testa, o mangiavi il tuo vicino di casa, oppure escogitavi delle forme per tirare avanti. E hanno escogitato le forme sociali e collettive per organizzarsi e per tirare avanti. Allora, queste sono forme di reazione in cui vedo accanto all'impoverimento un principio di proletarizzazione, di autocostituzione di soggettività proletaria. Perché se invece vedo incazzatura perché sto perdendo, ho paura di trovarmi con l'acqua alla gola perché non ce la faccio più a tirare avanti con la mia attività commerciale, quello è impoverimento e rabbia prodotta dall'impoverimento, ma senza proletarizzazione. Perché la proletarizzazione è un'altra roba, è un salto di identità sociale, non è semplicemente qui. Contro quello che rimproverano zero, non essenzialismo, eccetera, ma come dire, anche percezione soggettiva della propria condizione. Un ultimo punto. La dispersione dei saperi, vabbè, quello è uno dei lavori da fare a partire dalla crisi dell'università, e che molti stanno anche qui già facendo. È l'organizzazione di circolazione e trasmissione di sapere autogestita. Cioè, su questo credo sia una delle cose fondamentali. Prima parlavo di costruzione di un intellettuale collettivo, il livello medio fa cagare. Cioè, tu vado in giro e qui vedo le mie ignoranze che gridano vendetta di fronte al cielo, vanno superate. Ma non perché vogliamo compagni colti, ma dobbiamo darci degli strumenti per capire la realtà. Per intervenire sulla realtà. Sulla questione che nel corso degli anni 60 e 70 abbiamo distrutto la forma partito, non ci siamo, cioè è più complicata la faccenda. Il partito aveva resistito benissimo quelle lotte. A metà degli anni 70 il PC raggiunge il suo massimo livello di adesione, c'è Berlinguer, c'è l'apparente quasi trionfo, e poi c'è il compromesso storico, cioè la crisi del partito arriva molto dopo. Noi avevamo messo in crisi soprattutto il sindacato, più che il partito, il quale peraltro a sua volta aveva saputo reagire molto bene, perché dopo la prima fase di totale rigetto incorpora i consigli dei delegati, incorpora, li fa propri e progressivamente poi col passare degli anni li neutralizzerà e li farà buoni, ricostruendo la sua egemonia in una dimensione di arachidi totale, in cui sono morti gli uni e gli altri, come stiamo verificando adesso. Lì la questione della crisi della forma partito è qualcosa che è molto complessa e che ha radici complicate, non è soltanto la questione della distruzione, della composizione di classe o
tutta la trasformazione della composizione di classe, eccetera. E la crisi e l'accoppiamento della forma partito è anche e soprattutto il prodotto dei 30 gloriosi, i 30 anni di welfare, in cui il partito sindacato ha avuto l'unica funzione di gestire il compromesso per fare la lavoro, cioè gestire la spartizione, tra virgolette, del reddito a livello nazionale, in cui hanno rinunciato a priori a qualsiasi forma di conflittualità radicale, finché non irrompe, soprattutto di lotte degli anni 60-70, che però, io una delle poche cose su cui devo dare ragione a Conti, non è l'apertura di un nuovo ciclo, ma la chiusura del ciclo. È la fine, non è un inizio, è la fine. Nel 73 avevamo chiuso Baracca e Burattini, che poi l'autonomia si è andata avanti a sparare e abbia andato fuori di mappa, vuol dire però se è un altro discorso. Il movimento del 73 aveva chiuso, eravamo già sconfitti. Punto. E l'80 ci mette una pietra tombale sopra con la marcia del 41, che ci asfalta. Qui giace, vabbè. Ma prima avevamo già preso il culo ampiamente, dai. Ci agitavamo un po', sparchi anche quella, però avevamo preso il culo uguale. Quindi la questione del partito comincia proprio con la trasformazione delle modalità di funzionamento del sistema politico, cioè con lo spostamento progressivo del terreno di scontro, della decisione, della spartizione del potere sul piano della comunicazione. Comincia con l'irruzione dei media nella gestione della politica. Comincia con il duello fra Nixon e Kennedy, che è il primo, la prima elezione americana in cui si decide con un duello televisivo chi andrà al potere. E vince Kennedy, mentre Nixon era favoritissimo da tutti i sondaggi prima, perché Nixon fa cagare, suda, si impappina, mentre Kennedy è tutto figo, no? Non perde una battuta. E vince televisivamente questo duello. E sarà da allora in avanti, sarà solo e sempre più così. Personalizzazione, spettacolarizzazione, personalizzazione, spettacolarizzazione. Da noi il partito è un residuo storico. Dalle altre parti, se si eccetto forse la Francia, era già da tempo in decozione, o era già da tempo, vedi, in Germania, Bas Godesberg, passato su altre sponde. Quindi è un processo lento e progressivo, molto complicato, che riguarda non soltanto il modo di produzione capitalistico, la produzione di classe, ma anche la produzione del sistema politico. Il sistema politico, quando dico che è compiutamente post-democratico, intendo esattamente questo, che ha raggiunto l'ultima fase di liquidazione della democrazia formale. Ormai guardate che cazzo sta compilando Renzi, insomma. Cioè, quella che è una nuova legge truffa che ignora tranquillamente la precedente sentenza costituzionale, ma poi ignorarla perché ormai per tutti viene considerato naturale questo. Siamo in regimi oligarchici, negli Stati Uniti il 48% dei deputati e dei senatori appartiene all'1% dei superdeputati. Cioè, noi diciamo, vabbè, da noi c'è Berlusconi, che è direttamente un TQ che va al potere, ma è tutta una classe che va al potere, non è anche più comitato a fare della borghesia, cioè. Le lobby vanno direttamente al potere in quanto lobby finanziarie, per l'economia finanziaria. Quindi è ovvio che in tutto il mondo la parola d'ordine diventa che se vai Antonos, no? Mandiamoli tutti a casa, perché si perde la fiducia dei partiti esistenti, che non sono nient'altro che macchine elettorali che gestiscono gli interessi di queste lobby, dappertutto, di destra o di sinistra, di sinistra, uguale. In questo contesto è chiaro che le alternative sostanziali sono due. Una finora non si è praticata, non so se mai riusciremo a praticarla, è quella della ricostruzione di un progetto di Stato, partito-Stato anticapitalista, perché quello che è nato da questo. L'altra che sta trionfando in tutto il mondo è la forma populista. Di destra o di sinistra? Signori, se c'è qualcuno che ha descritto questa fenomenologia,